Ciao a tutti ragazzi, benvenuti al Focus On su Prey, che è stato votato come gioco dalla comunità di Breakfast Bug per luglio. Abbiamo qui due ospiti, Freccia. Salve. E Unpetrackable. Buondì. Che sono entrambi degli youtuber extraordinaire, non come noi che siamo un po' dei cazzari votati a fare dei video cazzari. Detto questo, ovviamente entrambi hanno giocato Prey e sono qua per noi per rispondere ad alcune domande, dirci la loro, eccetera. Come comunità abbiamo preparato qualche domanda su Prey e volevo partire ad esempio da Freccia e poi anche Unpetrackable dovrà rispondere alla stessa domanda. La prima è: raccontaci un po' come funziona il gameplay. Fateci capire. Beh, diciamo che come gioco parte da FPS per poi subito ampliarsi e mescolarsi a diversi generi. È un po' open world, dà molta libertà al giocatore, ha delle caratteristiche quasi, tra molte parentesi, survival in termini di crafting, prendere oggetti, trovarli, scomporli, costruirne altri per potersi creare munizioni, medikit, chi più ne ha più ne metta. L'anima è quella di un FPS, però è contaminata da tanti altri generi che lo rendono un po' un genere a sé. Tra l'altro, offrendo molta varietà, molte possibilità. Ci ho visto molto di Dishonored, per dire, soprattutto nelle possibilità lasciate al giocatore. Puoi essere molto stealth, puoi buttarti violentemente contro i nemici, puoi trovare strade alternative per evitare determinate zone, puoi completare le missioni in maniere diverse. Ci sono missioni secondarie. La stazione è via via sempre più ampliabile ed esplorabile anche dall'esterno. Quindi diciamo che le possibilità sono davvero tante. E Unpetrackable cosa dice? Concordo ovviamente con quello che ha detto Freccia, che era piuttosto giusto. Mi limito ad aggiungere che fondamentalmente Prey è l'ultimo in realtà di una serie di giochi che hanno più o meno lo stesso obiettivo come design in sé. Cioè, serie di giochi che parte da System Shock 2, passa per BioShock, Deus Ex, anche Dishonored, che non a caso Dishonored 1 e 2 sono stati sviluppati sempre dall'Arkane Studios, è stato coniato un termine apposta per giochi di questo tipo, cioè immersive sim, cioè giochi che cercano di farti immergere in un altro mondo e hanno l'obiettivo di darti sempre l'impressione che sei tu che scegli come vuoi giocare e come vuoi risolvere ogni singolo problema. Però questo Prey mi ha stupito perché è il più open world di tutti questi giochi, perché sia System Shock che BioShock, Deus Ex volendo un po' di meno, ma anche Dishonored, avevano livelli sì ampi e molto esplorabili, interessanti, ben creati, ma comunque più lineari. Invece in Prey hai questa base spaziale, Talos One, in cui puoi girare spesso come vuoi tu, senza seguire gli obiettivi. Quindi, per fare la parola brutta, diciamo alla Skyrim, nel senso che giri tu come vuoi, hai indicatore di obiettivo, hai anche missioni secondarie, però nella pratica l'idea migliore è sempre andare sulla strada ma non battuta. E vedere un po' cosa succede. Punto. E tra l'altro indicatore d'obiettivo non sempre, perché Sì. diverse missioni secondarie manco ti dicono dove devi andare, devi capirlo da È solo. vero, quello l'ho apprezzato molto perché spesso quando c'è un indicatore d'obiettivo troppo preciso, succede che lo segui e non Sì, pensi più. infatti. Vai lì. Invece qui spesso ti dice: devi trovare questa persona dispersa. Era in quella zona della nave. E quando conosci il Auguri. gioco, sai che devi passare alla stazione di sicurezza perché ogni membro di Talos One ha un braccialetto tracciante e tu puoi attivarlo e seguirlo, trovando quindi la persona che stai cercando. Poi alcuni sono disattivati, altri li puoi disattivare tu. Hai veramente tanta libertà. Sono stato un idiota a un certo punto. Dovevo trovare una persona. E sono andato alla stazione dove si disabilitano i bracciali. Così, curiosando, facendo a caso, ho disattivato il suo bracciale e non l'ho mai più trovato. È cambiato anche l'obiettivo, ha detto spera di incontrare Tizio Caio e non è successo. Questo è qualcosa che mi fa veramente venire voglia di comprare Prey. Sì, te lo consiglio. Perché Assolutamente.
nel mio piccolo racchiude due cose di cui io sono particolarmente fan, ovvero il primo Deus Ex, ovvero i giochi dell'Ion Storm, quelli vecchi, anche perché la maggior parte di chi ha sviluppato Prey viene da quello studio, tranne War Spector, che però sta lavorando a System Shock 3, quindi per cui gli vogliamo bene comunque. E la seconda cosa è una parte di investigazione che mi piaceva tantissimo in The Secret World, che è un MMO, ma c'erano delle... forse l'unico MMO che ha una categoria di missioni che si chiamano investigative, in cui non ti danno gli obiettivi. Cioè, loro ti dicono semplicemente cosa devi trovare, cosa fare, eccetera, qualche volta con dei riddle, qualche volta proprio con un'investigazione un po' più concreta, e devi tu, nella mappa di un MMO, andare a cercare gli indizi, eccetera. Ed erano le missioni più immersive di tutte, perché non guardi mai la freccetta sulla mappa, guardi quello che hai davanti a te, e fanno diventare il mondo più vivo. E in un MMO, ovviamente, è un bonus, in qualcosa di più grande. In un gioco single player, invece, possono fare veramente la differenza fra il buon gioco e il capolavoro, perché ti danno l'atmosfera. Dato due buonissime notizie. Vedi che si impara? Esattamente. Dimmi. No, si trova anche già a prezzi ribassati, Prey, quindi dacci dentro. Assolutamente. Purtroppo. Aggiungere purtroppo. Esatto. Una domanda, visto che parliamo anche di giochi vecchi, avete giocato voi il vecchio Prey? Cioè, questo Prey doveva essere il seguito, e invece poi è diventato un po' qualcos'altro. Voi avete giocato all'originale Prey, il primo che ha portato il nome? Sì, l'avevo giocato poco dopo, un paio d'anni dopo la sua uscita, quindi non mi ricordo quando è uscito, ma comunque prima del 2010, credo. Sì, giocato e finito. Pure un bel gioco era. Ed era, da quel che mi ricordo, molto più FPS, vero, survival, rispetto a questo. Non c'entrava nulla con questo Prey, era uno di quegli FPS, letteralmente alla Quake 4, per dare l'idea. Erano corridoi arena con i nemici che andavano distrutti, con l'aggiunta della caratteristica dei portali nei quali tu potevi viaggiare tra un portale e l'altro della base, e quindi infrangevi un po' le leggi della fisica e della gravità. Diciamo che era questa la caratteristica peculiare del gioco. Sì, aveva anche un po' di soluzioni visive interessanti e cose strane che succedevano, perché la trama di base era che vieni rapito dagli alieni, devi ucciderli tutti e salvare la tua fidanzata, proprio più terra di così non si può. Brutale di così. Esatto. Però poi c'erano anche stivali antigravità. E la cosa peculiare è che tu lì eri un nativo americano, diciamo gli indiani americani, e avevi alcuni poteri derivanti dagli spiriti. Quindi tu potevi uscire dal tuo corpo, superare delle barriere, premere i tasti per aprire porte che sennò non potevi aprire. E avevo una meccanica che non mi è piaciuta neanche un po', a dirla tutta. Quella della morte. Esatto. Non è piaciuta a nessuno quella. Di base, tu quando muori, in realtà non muori, finisci in una specie di altro mondo, tutto spettrale, dove girano delle specie di falchi, alcuni rossi e alcuni blu. E tu hai un arco con cui puoi colpirli. Se colpisci quelli rossi, ti si riempie una barra della vita, se colpisci quelli blu, ti si riempie la barra del mana. Dopo un po' di secondi, non ho mai capito in base a cosa funzionasse, torni a vivere. Quindi il game over non esiste e... alla lunga stressava, non serviva a niente. Ma era noioso come idea. Sì, poi quando c'era qualche sezione difficile andavi avanti, sono morto, do due chiavate inglesi al tipo, muoio di nuovo e torno in vita, do due chiavate inglesi al tipo. Ok. Però la scena iniziale era fighissima, quella del rapimento degli alieni, con Don't Fear the Reaper dei Blue Oyster Cult proprio. Ok, sottofondo. Veramente interessante. Sì. Veramente. Quella sì. Ok, magari tenterò di recuperarlo, credo che sia disponibile come sempre su GOG piuttosto che Steam. Immagino in particolare su GOG si possa trovare a prezzi più che interessanti. Quindi darò un'occhiata e lo consiglio anche a chi ci sta seguendo. Voi parlavate di questa ambientazione del primo Prey, mentre l'ambientazione del secondo Prey, allora, come si è sviluppata? Abbiamo parlato di un gameplay misto survival, misto esplorativo, con qualche elemento open world, però derivante dai Dishonored, dagli altri, dai Deus Ex, eccetera. Ma dal punto di vista proprio dell'ambientazione in sé, come me la descrivereste? Beh, è una stazione spaziale futuristica però... di un futuro distopico, quello del gioco,
quindi diciamo che onestamente come ambientazione non è un... A me è piaciuta, partiamo dal presupposto, a me è piaciuta parecchio, qualsiasi ogni zona si caratterizza per qualcosa, via la sezione botanica, la sezione scientifica, quella di studi e così via, ma non è una ambientazione che diresti questo è il futuro, almeno mentre io la guardavo non mi veniva da dire guardate che ambientazione incredibile che non mi sarei mai potuto immaginare, è letteralmente una, sembra di guardare una piccola città in miniatura in un certo senso, nel mentre che giri per la stazione spaziale, senza con qualche architettura particolare che magari dà l'idea del futuristico, ma a parte quello poco altro, sono tutte piacevoli da esplorare comunque sia, però non c'è mai stato quel momento in cui mi fermavo, guardavo la scena intorno a me e dicevo wow, qui scatto la fotografia. Sì, nel complesso concordo, il problema è che gli Arkane, che sono sempre i soliti sviluppatori vecchi, spesso creano livelli non solo pensando al dover fare un videogioco, ma al dover creare un luogo, e quindi cercano di crearlo in maniera piuttosto realistica e quindi tende ad essere simile al nostro e non troppo vario. Cioè, come diceva Freccia, ogni luogo ha la sua peculiarità, c'è appunto la zona botanica, magari c'è la zona di attracco delle navi, eccetera eccetera, però alla lunga tende ad assomigliarsi un po' tutta la base, non al 100%, e comunque ha il suo fascino. Poi ho apprezzato molto che sulla base si possono trovare anche varie opere d'arte in pratica, che sono a volte murales, disegni o anche proprio sculture, e si può anche trovare in giro per la base un libro che ti spiega chi sono gli autori di quelle varie opere d'arte, una cosa che ti immerge bene nel mondo, e comunque ci sono i pomodori al prosciutto, ergo è la cosa più figa del mondo, ci sono pomodori al prosciutto, banane solari, budino di banana solare, e boh, io voglio vivere lì solo per i pomodori al prosciutto, no? Quindi quello mi ha conquistato. Beh, si può fare facilmente una pizza 4 stagioni partendo direttamente dal pomodoro prosciutto. È vero, è geniale. Esattamente. Questo è il futuro. Esatto. Effettivamente. Quindi, da quel che mi è parso di capire, si parla un po' di un'ambientazione fantascientifica spaziale, riconducibile un po' all'Alien, piuttosto che alla Dead Space, piuttosto che a Metroid, quel tipo di immaginazione. Me la sono interpretata male io? Sì, no, e soprattutto Alien, ci sono alcuni corridoi in particolare della nave che, mentre ci giocavo, ho detto questo sembra una scena di Alien. Comunque ci sono anche tante citazioni, riferimenti, ci sono degli alieni che si attaccano alla faccia, non potevano mancare, era necessario. Ovviamente. E vi ha lasciato un po' di fame questo gioco, a parte per i pomodori del prosciutto intendo, nel senso, sembra che abbiano annunciato dei nuovi DLC. Voi li prenderete? Siete curiosi di continuare la storia, ampliare il vostro viaggio all'interno della stazione? Ti direi, allora, di base direi di no, nel senso che il gioco per me mi ha dato tutto quello che doveva darmi. Quando ho finito il gioco ero più che soddisfatto, anche perché il modo in cui si sviluppa la trama, senza fare alcun tipo di spoiler ovviamente, mi è piaciuto, cioè anche il modo in cui tutto ha raggiunto la sua conclusione, quello che succede, mi ha dato l'idea di un gioco con un inizio e una fine ben marcati, e tutto quello che succedeva nel mentre era chiaro, era ben specificato, quindi ero diciamo abbastanza interessato, e alla fine del gioco, quando sono arrivati i titoli di coda, ho detto sono soddisfatto, mi va bene così. Ovviamente sono interessato a dei DLC sul gioco, a seconda però di quello che vogliono fare, perché ci sono determinate questioni che mi andrebbe di vedere ampliate, ce ne sono altre che se ampliassero mi interesserebbe poco. Le possibilità le hanno, diciamo, comunque sia, hanno lasciato qua e là dei nodi aperti per o per interpretazione del giocatore o per magari appunto ampliarli con dei contenuti aggiuntivi. Bisogna vedere quello che faranno, perché comunque sia, mi ricordo i DLC del primo Dishonored erano veramente belli,
E tra l'altro uno dei DLC delle streghe di Dishonored era necessario per poter giocare a Dishonored 2, quindi non sia mai che magari se faranno un altro Prey, per dire, bisognerà aver giocato al DLC di Prey. Ok. Beh, innanzitutto, anche senza fare spoiler, concordo, il modo in cui si sviluppa la storia è assolutamente soddisfacente e non mi aspettavo che ci fosse la DLC, anche perché il gioco ti dà l'area di essere assolutamente completo. Quindi diciamo che se ci saranno DLC saranno aggiunte e non cose che hanno tolto dal gioco base. Cosa che sembra ovvia, ma non lo è poi così tanto. Mica tanto di questi tempi proprio zero. No, un pochettino la situazione è migliorata, ma non così tanto. E anche io mi chiedo che tipo di DLC possano fare, perché la cosa che sembra più ovvia sono capitoli extra ambientati magari dopo il gioco o anche forse prima del gioco. Ammetto che sarei quasi più curioso di vedere delle storie extra ambientate prima degli eventi dei Prey, però non voglio fare spoiler, quindi cerco di non dire molto altro. Che è un po' la via che ha preso Nintendo per il secondo DLC su Zelda, che è stato il gioco del nostro precedente Focus On di giugno. Mm-hmm. Il DLC numero 2 parlerà del passato, non andrà a ampliare un gioco che è già completo e credo che nessuno si possa lamentare che mancassero contenuti in Zelda, e invece vanno ad aggiungere qualcosa che non è trovabile in nessun modo nel gioco che abbiamo sperimentato fino ad ora, ovvero con un bel flashback. Sì, metodo classico. E che comunque anche io credo che potrebbero utilizzarlo pure, cioè è difficile varcare questa soglia senza fare spoiler, però considerando quello che succede mi piacerebbe sapere quello che succede nel passato prima dell'avventura nostra, mi piacerebbe sapere quello che era successo prima. Sì, noi sappiamo ma non possiamo dire. Noi sappiamo, esatto. Ma voi non potete sapere, quindi giocate per lei, lo saprete esattamente. Ho una domanda solo per Unpetrackable, anche perché sarebbe molto strano se Freccia potesse rispondere. Hai concluso la tua serie di Let's Play su Prey. Com'è stato il feedback dei follower? A dire il vero non l'hai conclusa, la stai ancora pubblicando, ma il gioco l'hai già giocato, giusto? Esatto. Intanto mi sembra che anche Freccia abbia fatto almeno un video di gameplay su Prey, quindi poi... Mea culpa allora. Anche a lui. Esatto. Comunque sì, il gioco l'ho finito. Adesso nella pubblicazione sono a poco più di metà dell'avventura e ho ricevuto qualche feedback interessante, che però anche le lamentele che sento riguardo al gioco mi fanno capire che all'Arcane hanno fatto centro, perché all'inizio io, quando l'ho cominciato Prey, andavo molto lentamente, esploravo tutto, ogni singolo angolo della stazione a cercare oggetti, perché hanno messo oggetti ovunque, se vai dietro uno scaffale c'è qualcosa, eccetera eccetera. Solo che alcuni dei miei utenti si lamentavano del fatto che andavo avanti nella storia troppo lentamente. Io però mi stavo divertendo, e ad altri invece piaceva che io passassi il tempo a scoprire tutto il mondo, e apprezzavano anche il fatto che fosse benissimo possibile passare un sacco di tempo nella stessa zona trovando sempre cose nuove. Poi più avanti sono arrivato alla pubblicazione della serie nel punto in cui io mi sentivo io stesso lento e volevo andare avanti più rapidamente per capire cosa succedeva. E questa volta alcuni hanno apprezzato e altri di meno, perché esploro di meno. E quindi mi fa capire che l'obiettivo dell'Arcane di creare un gioco dove tu giochi come vuoi, come ti piace, funziona. Perché vuol dire che alcuni di quegli utenti, se giocassero, andrebbero avanti senza preoccuparsi troppo. E altri invece potrebbero fermarsi senza problemi. E quindi... è apprezzato. E poi ci sono anche alcune scene piuttosto divertenti che fanno sempre ridere, e i pomodori e prosciutto sono stati apprezzati, anche i pomodori e prosciutto. E Freccia, cosa ci dici della tua esperienza? Il mio gameplay il mio appunto era un singolo gameplay, quindi tutto lavorato, tagliato, il classico montaggio fatto a faticaccia. Il responso del pubblico è stato veramente positivo, perché comunque sia
diciamo che facendo un gameplay singolo per gioco, ogni volta è un video diverso, molto particolare, molto caratteristico, se così vogliamo dire, che viene apprezzato. Poi vabbè, io sono uno che si spaventa praticamente anche della sua ombra, quindi non ti dico quei mimic che si trasformano in oggetti, ma vicino a un medic, quello mi salta in faccia, partono le urla mascoline, che manco piccolina. Ed è stato questo il gameplay praticamente, io che andavo in giro per la... perché io... La cosa buona del fare un gameplay tagliato è che io potevo star lì quanto tempo mi pareva a fare i miei cavoli miei, tanto poi tagliavo soltanto le parti interessanti, quindi magari avevo 35 audiolog da ascoltare, io me li ascoltavo tutti quanti e allora facevo sentire un'unica frase che magari per qualche motivo era interessante. La cosa buona è che ho visto che tutti quanti erano interessati al gioco, nei commenti non ho avuto nessuno che mi ha detto sì però che noia che sembra sto gioco, tutti quanti mi hanno detto sembra una figata, lo vorrei provare, mi piace l'idea, qualcuno mi ha anche dato qualche suggerimento, bravo ragazzo che mi ha aiutato nei gameplay successivi quando ho giocato Void, per conto mio mi ha salvato, e quindi questo è un gioco che, vabbè, se non piacciono gli sparatutto in prima è inutile comprarlo, però se non sei di quella specifica categoria è un titolo che può accontentare un po' chiunque, diciamocelo, è perfetto un po' per tutti, personalmente io non lo, quello, la dico e non lo nego, personalmente lo ritengo un titolo che può tranquillamente mettersi alla pari di uno Zelda Breath of the Wild, io lo dico okay. col cuore in mano, proprio quando io sto ancora giocando Zelda, tra l'altro, quindi ancora devo andare avanti con quello, però diciamo che mi sta dando le stesse soddisfazioni allo stesso livello di un Persona 5, allo stesso livello quali giochi grandiosi ci sono stati, di un Nier, di un Horizon, cioè sono tutti quanti i giochi che mi hanno lasciato qualcosa, che mi stanno lasciando qualcosa. Prey mi ha lasciato qualcosa, un senso di soddisfazione, anche di tristezza alla fine, se vediamo poi come finisce, che però veramente io stavo lì, ho passato una settimana soltanto a giocare Prey, che è una cosa che io non faccio mai praticamente, di concentrarmi su un singolo gioco, e me la sono goduta, me la sono veramente goduta. Ah, c'era ancora un feedback di cui mi ero dimenticato, perché uno che poi ha parlato di Persona, questo è il mio amico qui che era un mezzo fan di Bioshock, ha apprezzato giochi di quel tipo, ha detto che voleva vedersi la mia serie, solo che è arrivato a metà della prima puntata e ha detto no, questo lo compro, non voglio vedere più niente, perché l'inizio è molto potente di Prey, in particolare ti cattura fin da subito. Benissimo, allora ho proprio una domanda per voi che può essere ricollegata a quest'ultimo commento. Vorrei da ognuno di voi un pro e un contro per questo titolo da lasciare a chi vorrebbe eventualmente giocarlo. Secondo me il pro è la varietà che riesce a offrire il gioco, anche in termini di idee ludiche, mette in campo delle cose che non necessariamente rivoluzionano il genere, ma aggiungono e divertono, che poi personalmente il pro potrebbe essere l'intero gioco, mettiamola così, come potete dire, l'intero gioco è un pro. Il fatto che, io continuo a dirlo, i nemici che si trasformano in oggetti dello scenario è un qualcosa che io ho adorato, io proprio l'ho adorato. Poi quando vai avanti succedono cose X che aumentano le possibilità ludiche, lì veramente, ma sto gioco ha tutto, era il mio commento praticamente ogni 5 minuti, ma questo gioco ha tutto quanto, quello che serve per essere un capolavoro. Di pro ho difficoltà a trovarne, nel senso che è tutto un pro secondo me come titolo. Magari il pro può essere che per alcuni non è lineare, cioè magari qualcuno che cerca un'esperienza più diretta dovrebbe cercare altrove, perché qui non la trova. Ok. Dato che ha già detto lui un sacco di pro, un pro che aggiungo io è anche la coerenza del mondo, cioè ti accorgi che la nave è pensata non solo per essere un videogioco, ma per essere un posto realistico. E la sensazione riesce a dartela molto bene dentro, quando ci giochi. Perché dici, vado, lì c'è la mensa, lì è il posto dove dormivano tutti, lì è dove creavano questi congegni, eccetera, eccetera, eccetera. E l'unico vero pro sono i pomodori del prosciutto. Ok. E il contro...
se stai cercando uno sparatutto frenetico che si basa molto effettivamente sull'azione, sullo sparare, in quello Prey è l'unica cosa che non mi ha convinto al 100%, perché, ben inteso, in realtà non è brutto sotto quel senso. Però l'intelligenza artificiale, a volte l'ho vista sbarellare nemici che non sapevano bene cosa fare, che giravano su loro stessi, eccetera, eccetera. E in generale, salvo eccezioni, le armi non danno tantissima soddisfazione, o comunque non sono piacevolissime da usare. Però si parla comunque di un gioco che ha l'aspetto di uno sparatutto in prima persona, ma nel cuore è un gioco di ruolo con meccaniche da sparatutto. Sì. Quindi comunque è un difetto, ma sorvolabile. Anche perché non è terribile come sparatutto. Per me è un pro, perché io con gli FPS faccio schifo. Dishonored è il mio limite, nel senso che è in prima persona, lo gioco solo stealth, fine della storia. E ho sempre giocato i Deus Ex così, per cui mi avete convinto anche con i contro, io vi ringrazio di questo. Va benissimo, il mio portafoglio ringrazia, e spero che abbia convinto anche chi ci ha visto, perché i commenti sono stati a tutto tondo decisamente positivi. Credo che abbiamo esplorato la maggior parte di questo gioco nel nostro focus on. Fateci sapere nei commenti se l'avete giocato e se siete d'accordo, se l'avete giocato e non siete d'accordo, se non l'avete giocato e volete dare aria alla vostra bocca comunque, e ci vediamo per il mese di agosto, dove come sempre su The Breakfast Bug faremo prima un sondaggio per vedere cosa state giocando. Fra questi giochi che sono attualmente giocati dalla comunità ne verrà scelto uno su cui fare il focus on, e la persona o le persone che lo stanno giocando in quel mese verranno invitate a partecipare al focus on, come sono stati invitati loro a questa puntata. Quindi fatevi vedere su Facebook, sul gruppo, se vi lasciamo qua sotto il link, lasceremo qua sotto il link anche i canali di Freccia e Untrackable, che sono veramente fantastici, e non solo per i gameplay che hanno fatto su Prey, ma per tutto quanto il resto. E vi auguro una buona vita da videogiocatori, e alla prossima. Ciao ciao ciao, ciao.